Io sono terrorizzato. Lo so che lo dico tutti gli anni, ma mai come quest'anno ho trovato difficoltà nel fare queste prediction. Non so dove mettere le mani. No, già ce le dovresti aver messe le mani, o sì, me improvvisi ma... mentre la facciamo. Sarei tentato, guardate, cambio tutto così sul momento. Stiamo per fare la nostra prediction sui migliori assist man della Serie A 2024-2025. Ma ve lo diciamo immediatamente. Sono rimaste gol fatti e gol subiti. Se volete, che sono immancabili per noi, ormai le facciamo tutti gli anni. Se volete quella dei gol fatti, oggi stesso vi chiediamo semplicemente di lasciare 5.000 mi piace su questo contenuto. Nell'esatto momento in cui arriveranno in giornata, io vi porto immediatamente anche quella prediction, quella dei gol fatti. E solitamente quella è una dei nostri fiori all'occhiello, sì, sì. Perché ne famo dei macelli. In alternativa, se non arrivano i like, l'obiettivo iscritti che vi ho messo all'inizio di questo contenuto entro l'orario prestabilito. Uno dei due obiettivi, se arriva oggi stesso, ci avete garantita pure quella prediction. Abbiamo salutato. Ciao ragazzi, ben ritrovati, mi sembra. Like sulla fiducia, seguiteci, attivate le notifiche cliccando sulla campanella, in tempo reale resterete sempre aggiornati su tutti i nostri contenuti, appunto perché sul cellulare, notifichina, Gabomen e Fabio hanno pubblicato qualcosa, non vi perdete più niente. Doppio canale di calcio, canale extra calcio, in descrizione o come sempre compariranno qui durante il video. Vai. Io ci ho avuto una difficoltà veramente pazzesca e ti dico anche una cosa, che sono stato almeno 3 ore, se non anche... A parte, vabbè, tutti sti mesi da quando è finito il campionato, ogni tanto il pensiero, l'occhio nel buttare a quello che potevi pensare, e ok. Ma poi, quando mi sono dovuto mettere al fatto compiuto a stilare la classifica degli assist man, io veramente ci sono stato, non so se 3 ore, ma minimo 2 ore sono state. Ci ho perso parecchio tempo pure io, ma più che altro perché c'avevo tanti nomi. E citarne solo 5 pure per me è stato un problema difficilissimo. Perché noi facciamo i migliori 5 assist man, vi chiediamo di farlo anche a voi qui sotto nei commenti. Mettete ovviamente la posizione, il calciatore, il numero di assist, così poi quando andremo a reagire a questa prediction a campionato finito potete recuperare il vostro commento e vedere quello che avete combinato pure voi. Non fateci esporre solamente a noi, esponetevi anche voi con un semplice commento. Stavo di due canali di carcere. Casca per bicchiere perché sta. Il panico. È il bello della diletta. Lascia stare. Tanto ci stava l'acqua dentro. No, non era vuoto, era vuoto. Ok. Cominciamo dalla quinta posizione in classifica. Sì. La prima cosa che ti chiedo è: sei andato in doppia cifra già dalla quinta posizione in classifica con gli assist? Manca al primo posto, ci ho messo doppia cifra. Mi sono tirato quest'anno. Forse è la Serie A della passata stagione che ci porta ad essere un po' più tirati. Non po'. So fino a che punto però è giusto, perché il campionato si è rilivellato per alcune squadre che hanno messo a bottino un sacco di gente nuova. Lo so, è vero. Però io ho fatto... ragionamento simile. Eh sì. Quindi hai messo solo per primo posto la doppia cifra tu. Te frega a te? Ci arriviamo tra poco. Ma che te frega? Ma che hai sbirciato il foglio? No. Non ci vedo. Allora. Ce l'hai pure girato. No, veramente ce l'ho così e non fagli vedere niente. Quinta posizione in classifica, numero di assist. 7. Pure tu. No. Io 9. Eh? Da questo punto di vista io sono andato abbastanza a rialzo. 9. Con 7 assist, chi sarà il tuo quinto miglior assist man della prossima Serie A? Kvaratskhelia. Ti sei tenuto bello... tirato per Kvara, che solitamente è uno che metti capo assist man. Di solito sì, però chissà, magari fa qualche gollino in più. E quindi gli assist dici ne fa qualcuno, dice se no può fa 27 gol e 26 assist, dice metto 117 gol e 7 assist. Che comunque non so pochi. Non sono pochi. Cioè, tanta 7 roba. Passaggi vincenti. Ok. Tu invece dici hai messo con 9. Guarda. Dybala. Ci sono state anche voci di mercato. Io mi auguro che nel perché se no sarebbe da rifare sta prediction. Nel giro di 2 ore dovesse succedere qualcosa. Dai, solo è da rifare. Per me Paolo Dybala si riconfermerà uno dei migliori assist man della prossima Serie A.
è un giocatore troppo importante per quello che ti dà dal per punto di vista dell'apporto, economie in generale, anche se sono arrivati altri calciatori da noi che hanno quel potenziale. Però sì, credo che Dybala anche quest'anno, insomma, ci avrà un peso specifico non indifferente. Sono d'accordo. A bottino 9 assist sono tantissimi. Non so per niente. Tra un acciacco fisico, una cosa e un'altra, che dobbiamo mettere a bottino e in conto, eh? Quindi mi sono esposto tantissimo. Quarta posizione in classifica, numero di assist, sei rimasto su 7? Sempre 7. Io sono rimasto a 9. Ci hai messo l'alter ego di Kvara? No, in realtà no. Però la squadra è giusta. Non ci ho messo chi gioca a sinistra, ma ci ho messo chi in teoria gioca dall'altra parte. Che in teoria però non giocherà a destra, da quello che ho capito io. Se parliamo di Pulisic, se ho messo Pulisic. Pulisic con 7 assist. Dovrebbe giocare trequartista in teoria. Dovrebbe giocare trequartista. Però chissà, diciamo che Pulisic fa un po' come gli pare. L'unica cosa certa è che c'ha a prescindere se giocherà al centro o a destra. Dici che parecchi assistini li farà? Secondo me sì. L'alter ego di Kvara ce l'ho messo io. Ci hai messo Leao. Leao con 9 assist. Non mi ricordo quanti ne ha fatti l'anno scorso, ma sicuramente ne ha fatti molti di meno. Pochi. No, mi sa che Leao l'anno scorso è stato uno dei migliori. No, mi sa che ne ha fatti proprio 9, insieme a Dybala. Allora sono stati i due migliori, se non mi sbaglio. E allora l'ho riconfermato. Se non mi ricordo male, sono stato tagliato dai gol che aveva fatto. Ok. Ah, allora te lo riconfermo con 9. Per me non è poco, è tanta roba. Però con Fonseca, secondo me, cioè, l'assist ce l'ha sempre avuto. Sì. È un calciatore completo da quel punto di vista. Quando ti crea superiorità numerica, secondo me può essere devastante. Gradino più basso del podio. 8 assist, scusami. 8. Immaginavo. Tu 10. Sempre 9. Sempre 9. Hai messo il tris. Okay. Il trittico. Ho sputacchiato. Io qua mi sono preso proprio il rischio di una scommessa. Che poi scommessa non è. Ho capito. No, no, ho capito. È un nuovo calciatore. Non ha giocato mai in Serie A. Juventus. Douglas Luiz. Non pensavo lui. Luiz. Douglas Luiz. C'erano 8. I numeri. Quei numeri l'anno scorso ha fatto bei numeri in Premier, non vedo perché non possa ripetersi anche. No, qualcosina ha fatto già, avete pure in precampionato, eh. Sì, sì, qualche assistino. Ha fatto vedere qualcosa. Uno sicuro me lo ricordo. Perché non ci deve riuscire in campionato con tante partite a disposizione? Giocatore sì, poi polifunzionale mi verrebbe. Può giocare ovunque, può fare qualsiasi cosa. Se messo proprio a ridosso delle punte, diciamo che ma non più solo possibilità, ma non pure solo. E tu che ci hai messo un'altra 9, quindi hai fatto un tris d'assi. L'alter ego di Leao. Kvaratskhelia. Kvara. Tu 7. Io 7. Io 9. Per me in questa stagione, vabbè, ma è abbastanza oggettivo pensare che Kvara possa essere determinante per il Napoli. Cioè, il Napoli peggio della passata stagione è impossibile che faccia. Peggio è impossibile. Peggio è impossibile. E devono trovare anche un po' di tranquillità, oltre che ritrovare la mentalità. Però se c'è una cosa che ho notato, che penso io, è che forse si possa ripartire proprio da lui come base. Okay. Forse il calciatore da cui creare i pericoli funambolici, il far ripartire l'azione, la superiorità numerica, quelle che possono essere delle ripartenze importanti per lo stile del gioco di Conte, possa portare non solo tante reti ma anche tanti assist. Quindi io per quello lo penso anche te lo metto nel gradino più basso del podio con 9 assist. Ok, comunque non so pochi. Secondo quanti assist? Sempre 8 e io sempre 9. Te lo volevo chiedere, hai calato il poker? Ne hai 4, messi 4 a 9 assist man a 9. Intercambiabili per me, quindi, ragazzi. Sì. Seconda, terza, quarta, quinta posizione. Sono tutti secondi. Tutti lì. Io voglio sapere da te chi ci hai messo, ma ho la percezione che ci abbiamo messo lo stesso calciatore. Tu l'hai già messo. Dybala. Lo penso anche io. Quello che hai detto tu poco fa,
che Dybala alla fine sarà sempre il punto di riferimento del nostro attacco e di tutte le nostre manovre offensive. Se non ci mette il piedino giusto lui, non ce lo mette nessuno, non ce lo mette quasi. Nessuno quasi. Dybala farà 8 assist. Io ti ho nominato Kvara, ti ho nominato Leao, ti ho nominato Dybala. Un altro grande club, manca solo lui come seconda punta, chiamiamolo seconda punta, perché lui è una seconda dell'Inter. Punta. Turam, Marcolino, Turammolo, come lo chiamo io. Che te stai a scrivere? No, mi sono segnato che ho detto il secondo posto. E ah, ok, solo lui si primo. Segna quello che ha detto, perché se no se lo scorda riparte dalla quinta posizione. Non si sa classico. Mai. Io, che te stai a segnare, è bellissimo. Che cazzo sta a segnare? Sottolineo sempre. Marcus Turam. Ok. Per me, io non mi ricordo quanti assist ha fatto. Vi dico la verità. Parecchi, mi sembra 8. Non ho neanche voluto guardare. Qualcosa mi ricordavo della vecchia classifica assist man. Ma se la guardi, secondo me sei tentato. Il tuo cervello ti porta ad avere un termine di paragone. Sì. Quindi ho voluto resettare, non ho voluto guardare. Pensando a Turam in ottica di questa stagione di Serie A, per me c'è il potenziale per fare 9 assist. In doppia cifra non ce va per poco, però, ma 9 assist comunque sono un boato. L'anno scorso pure mi ricordano fatti tanti. Tanti. Sono molti. Tanti. Soprattutto se pensiamo che per me il secondo della classe ne fa 9, Anche quello è il termine di paragone. Perché conto dici ne fa 15, ma davanti ce n'ha altri 8. Ne fa 7, davanti ce n'ha altri 10. Esattamente. Ne fa 9, ma è stato il migliore. Non so se mi sono spiegato. E per me ne fa 9 ed è stato il migliore. Sarà il migliore e per sarà te. Il migliore. Che se vieni dal futuro è stato il migliore. Ah, ecco perché indovini le cose. Perché vieni dal futuro è stato il migliore, quindi. Da che anno vieni tu? Dal 2040. Ah, quindi a voglia te a fa stagioni. Ed è proprio Marcus Thuram. Io qui, ragazzi, le perculate partiranno. Io infatti sto a provare a farlo. E me ne prendo tranquillamente, anche perché ad oggi perculare è anche inutile. Ma chi magari mi manca? Nella reazione poi a questa prediction. No, non mi dica che ci hai messo l'altro. L'altro chi? Non l'altro Turam? Ma non ci arriverai mai, ma non è assolutamente lui. Ho detto magari ha fatto una cosa di sto tipo. Chi ci manca? Con 10. Doppia cifra. Con 10 assist. Chi ci manca? Un calciatore che l'anno scorso per la Juventus non ha giocato tanto. Quindi la Juventus ci aveva azzeccato. UEA. Ma che UEA? E chi? Oh! C'è un vuoto. Sarà la certezza di Thiago Motta. Non si è mai parlato di cessione per sto calciatore. Chi è? Ildiz! Per me Ildiz sarà il capo assistman della Serie A 2024-2025. Non ne farà uno manco per sbaglio. Oh, si è parlato tanto, è stato anche pompato forse un po' dal punto di vista mediatico, ma io non è che mi faccio trascinare dai pompaggi, dalle spompicchiate mediatiche. Non è che è stato pompato, diciamo che è salito alla ribalta per certi aspetti. Esatto. Se li è meritati, perché poi anche l'europeo ha fatto veramente ma tanta se tu, roba. Se tu, Thiago Motta, sai lavora bene coi giovani, li sai mettere nelle condizioni è più vero. Adeguate, cioè a me non sapevo ancora il numero di gol, ma la mia prima certezza, quando stavo per iniziare a scrivere, io ho scritto 1 Ildiz. Devo decidere con quanti assist. Che te stai a guardare? No, stavo a vedere perché mi ricordavo che avevi scremato calciatori tra i papabili, era. Ma non delle prime posizioni, della prima posizione. Delle prime e posizioni. E poi addirittura non ci ho messo. Delle prime posizioni. Delle prime posizioni, non ce l'ho messo, ma era uno degli indiziati. Non ci stavo a pensare. Che poteva aver messo addirittura Ildiz. Le vostre prediction qua sotto nei commenti. Vi ringraziamo per la visione di questo contenuto. Alla prossima con un nuovo video. Ciao!